100 gol di Roberts. Meno agevole la qualificazione del Nottingham Forest nei confronti dello Sturm Graz, si è giocato appunto in Austria e la formazione dello Sturm Graz aveva perso all'andata per una rete a zero. Al 44esimo ha avuto, del primo tempo, ha avuto la possibilità di riequilibrare le sorti con questo rigore trasformato dall'ungherese Bakota. Ecco. Così come l'Austria-Vienna aveva eliminato l'Inter, lo Sturm Graz aveva eliminato il Verona. Si è così andati ai tempi supplementari, perché la partita è finita in parità 1-1 e c'è stato ancora un rigore, eccolo, decretato dall'arbitro Yushka, sovietico, al 114esimo minuto, vale a dire quando mancavano 6 minuti alla conclusione del secondo tempo supplementare, che è stato trasformato dal Walsh. È un altro Walsh, ovviamente, non è lo stesso Walsh che gioca nella formazione del Porto. Comunque da notare che due giocatori dallo stesso nome Walsh hanno realizzato, entrambi nella parte finale, qui addirittura siamo ai tempi supplementari, gol decisivi per il superamento del turno delle loro squadre, il Porto e il Nottingham Forest. E qui siamo alla partita fra Hajduk di Spalato contro Sparta Praga. Abbiamo visto il gol di Gudeli segnato al 18esimo minuto del primo tempo.